Come posso iniziare a giocare a Keyforge se sono un nuovo giocatore nel 2022? Quali sono gli step necessari per muovere al meglio i primi passi sul crogiolo? Esiste un qualche percorso ben specifico da seguire? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Negli ultimi periodi diversi forgiatori appena giunti sul crogiolo hanno espresso delle perplessità che riguardavano il come iniziare a muovere i primi passi nel nostro gioco di mazzi unici al mondo. Ebbene, da queste incertezze Alessandro Binosi, che ha sviluppato l'idea e che ringrazio per averla condivisa con me, ha strutturato un modus operandi ben preciso che potrà essere valido per rispondere appieno ad ogni richiesta di aiuto non solo per il 2022, ma anche, parere strettamente personale, gli anni a venire. Infatti ci saranno due strade ben definite da poter seguire, che soddisferanno un determinato bisogno a seconda della natura e dell'esigenza del giocatore. Prima di iniziare, piccola informazione di servizio. Sul sito di Fantasia Store sarà possibile regalare, oltre che i numerosi articoli disponibili in negozio, anche la gift card dal valore minimo di 50 euro. Basterà seguire tre semplici passi, partendo dalla modalità di ricezione, alla scelta della grafica, fino alla selezione dell'importo, per avere a portata di mano un'ulteriore idea regalo per questo Natale. Come sempre, vi lascerò il link in descrizione. Ed ora scopriamo assieme le due strade parallele che risponderanno alla domanda: come iniziare a giocare a Keyforge nel 2022? Andiamo a dargli un'occhiata. Le due opzioni riportate in questo video prenderanno in esame due aspetti ben specifici del gioco. Spetterà a voi scegliere quale farà al caso vostro per iniziare a muovere i primi passi sul crogiolo. Partiamo subito con la prima strada, ovvero iniziare dal mercato secondario. Come funziona? Vi basterà andare sul sito Decks of Keyforge o altri siti dedicati, troverete il video che parlerà di come muovervi in questo mondo se sarete dei nuovi giocatori cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento, e attraverso i filtri, partendo dal classico 18-10-10-10, avrete già da subito i primi mazzi utili per rispondere alle vostre esigenze. Ora, avete trovato il mazzo che vi interessa? Idealmente vi piace e dalle prime carte, leggendo la lista, vi sembra che giri anche abbastanza bene. Quindi procedete all'acquisto. Fermi! Prima di comprare qualsiasi unico dovrete testarlo. Perché? Per sperimentare all'atto pratico se davvero il deck che ha attirato la vostra attenzione girerà durante un match, mettendo sul serio in pericolo le giocate di un qualsivoglia avversario. Come si fa allora a toccare con mano l'efficacia di un mazzo se non lo si ha a disposizione? Ci sono due strumenti disponibili: o lo si stampa, creando un gemello completamente fasullo, ma che svolge appieno il suo compito, dando un riferimento reale a chi lo utilizza dal vivo, o si procede attraverso l'opzione più economica e comoda, ovvero giocandolo sulla piattaforma online The Crucible. Cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento, troverete una guida rapida che vi accompagnerà dal come inserire un qualsiasi mazzo nel sistema fino alla forgiatura della vostra prima chiave. C'è comunque un ulteriore aspetto da prendere in esame. Se vorrete realmente constatare la potenza di un deck, dovrete farlo mettendolo sotto stress, attraverso match svolti contro forgiatori di alta categoria. Ma essendo voi nuovi in Keyforge e non avendo ben presente tutte le dinamiche che il gioco nasconde, potreste trovarvi non proprio bene, soprattutto contro sconosciuti che pretenderanno velocità durante una partita. Tranquilli, a tal proposito esiste una soluzione più che valida per imparare a giocare e scoprire ogni meccanismo del nostro Unique Deck Game con calma e in totale relax.
Il Master The Theory è il gruppo presente su Telegram specificatamente ideato per i nuovi giocatori. In descrizione, come sempre, vi lascerò il link di invito per poterci accedere ed iniziare così il vostro fantastico viaggio sul pianeta al centro dell'universo. All'interno di quest'ultimo ci saranno membri più navigati che saranno disponibili a disputare partite di allenamento su Crucible, accompagnandovi anche nella scoperta della piattaforma web e fornendovi all'occorrenza dei contatti con esperti del settore di compravendita, personale accreditato e fidato, che vi metterà a disposizione la propria lista di mazzi dove potrete scegliere l'unico che più vi ispirerà fiducia. Dopo la selezione del deck, quindi, verrete accompagnati passo dopo passo da veterani della forgia attraverso sessioni di testing pianificate, fino a che, una volta apprese tutte le dinamiche che muoveranno Keyforge, potrete allargare i vostri orizzonti affrontando match che metteranno sotto stress l'unico che starete utilizzando. Ma cosa vuol dire il termine «sotto stress»? Che giocando contro chi ha una certa esperienza alle spalle, sperimenterete appieno sia le strategie nascoste del deck che state giocando, cavandovela in situazioni scomode che si presenteranno durante un incontro, sia la vostra capacità come forgiatori. Una volta compreso per bene quali saranno le vostre esigenze, potrete acquistare qualsiasi deck in totale autonomia. Bene. Questo è uno dei primi step da intraprendere, ovvero affidarsi al mercato secondario. E dopo tutto quello che è stato detto, avrete le armi a disposizione per sfruttarlo anche se sarete completamente digiuni di Keyforge. Vi basterà seguire le istruzioni e il gioco sarà fatto. Ma, come detto ad inizio video, ci sarà la presenza anche di una seconda strada da intraprendere, che potrà essere l'ideale per chi vorrà giocare in compagnia, iniziando direttamente sui tavoli reali da gioco. Se vorrete sbustare qualche mazzo non appena iniziato a conoscere Keyforge, recandovi nella vostra fumetteria o centro ludico di fiducia, potrete giocare i vostri primi match nella variante Adaptive, a differenza del più classico formato Arconte. Questo perché? Immaginate di acquistare un singolo unico, aprirlo ed iniziare già da subito a giocarci. Avrete però davanti a voi un forgiatore che si servirà di un suo deck precedentemente testato, rodato e che magari avrà vinto anche tornei di media grandezza. Le percentuali di vittoria, in questo caso specifico, non favoriranno sicuramente la possibilità di essere dalla vostra. Ma anche se porterete un amico per provare assieme il gioco, ciò non vedrà cambiamenti sostanziali di scenario. Nel formato Arconte semplicemente vince chi ha il mazzo più adeguatamente combinato e chi si saprà utilizzare al meglio, salvo rarissimi casi di pescate sfortunate che possono comunque capitare. E a lungo andare, a forza di giocare e perdere, beh, potrò capirvi se all'ennesima badilata sulla croce degli occhi Keyforge inizierà a stancarvi. D'altronde, a chi piace un gioco dove si perde sempre? Ed è qui che entra in campo la variante che, a parere di molti, mia compresa, è la più bilanciata, perché con il suo meccanismo va per l'appunto a bilanciare sia la potenza dei mazzi ed automaticamente anche l'andamento del match, dato che, essendo al meglio delle tre partite, il primo incontro si giocherà con ognuno il proprio unico, mentre nel secondo i deck verranno scambiati disputando la seconda partita e in caso di pareggio il mazzo che avrà vinto due match verrà messo in palio in un'asta di vincoli per essere aggiudicato e di conseguenza giocato nel terzo ed ultimo incontro che decreterà il vincitore. Detto così, posso comprendere che può sembrare abbastanza macchinoso. Perciò, nella scheda appena apparsa in questo momento, troverete il video dedicato che vi fornirà una guida dettagliata che tratterà tutti i formati e le varianti da torneo presenti nel nostro gioco di mazzi unici al mondo. In sintesi,
In Keyforge, se sarete nuovi forgiatori, le due strade da intraprendere saranno la via del mercato secondario, dove attraverso gli strumenti dedicati potrete cercare un mazzo che farà al caso vostro, testarlo con esperti del settore, imparare le meccaniche che si nasconderanno dietro ogni match, scoprire il vostro modo di giocare e tutti i segreti che l'unico che avrete scelto avrà da offrirvi. Per infine muovervi agilmente per trovare sempre nuovi deck pronti per essere utilizzati al meglio. E la via dell'Adaptive, che sarà di matrice fisica, dove si potrà valutare appieno Keyforge, coinvolgendo anche la componente esecutiva durante il match, facendo sì che cresca sia il livello di abilità che di lettura delle numerose situazioni di gioco durante una partita del singolo forgiatore. Questi due approcci possibili non solo divertiranno, ma forniranno anche tutti gli strumenti utili per garantire una completa comprensione delle dinamiche del gioco, valutando appieno la natura di Keyforge. Concludendo, questo video non è solo rivolto a tutti i principianti che stanno iniziando a muovere i primi passi sul crogiolo, ma anche per fornire uno strumento per rispondere alle obiezioni utile a quei veterani che si sono sentiti dire che Keyforge sia un gioco sbilanciato, che non possa essere una valida scelta per passare semplicemente una giornata all'insegna del divertimento o che siano necessarie ingenti somme di denaro per essere competitivi. Vedasi la creazione dei tornei SAS Cup pensati appositamente per ovviare a questo aspetto. Come ogni altro video di questo canale, metto molto volentieri a disposizione dell'intera community mondiale questo contenuto, così che si potrà utilizzare come meglio crederete. E voi, quale strada sceglierete per avvicinarvi a questo fantastico mondo? La prima o la seconda? Fatemelo come sempre sapere nei commenti. Se inoltre avrete delle domande, sentitevi liberi di farle dove preferite. In descrizione troverete tutti i link utili dove potervi rivolgere, così da ricevere una risposta il quanto più immediata possibile per fugare ogni vostro dubbio in merito e migliorare sempre di più la vostra esperienza di gioco. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, potrete trovare la wiki e il sito web Archon Arcana con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video e buon Natale!